C'è un articolo della nostra Costituzione, l'articolo 4, che dice questo: ogni cittadino ha diritto e dovere, ha il diritto e il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. E questa è una cosa sacrosanta, è un diritto. È un diritto che va tutelato. Io, rileggendo questo articolo, ho pensato una cosa. È che non il diritto al lavoro di tutti è tutelato nello stesso modo. Non è che ci sia una discriminazione scritta, ma c'è nei fatti una discriminazione fra questo diritto, a seconda di se colui che lo vuole esercitare appartenga al genere maschile o al genere femminile. Oggi abbiamo raggiunto la parità formale, per fortuna, non da molto tempo, ma abbiamo raggiunto la parità formale. Ma la società sostanziale non c'è ancora. Per cui le donne incontrano ancora difficoltà più degli uomini a esercitare questo diritto che vogliono esercitare oggi. Le donne lo vogliono esercitare. Perché incontrano ancora queste difficoltà? Beh, per forza abbiamo alle spalle una tradizione millenaria per cui chi lavorava erano gli uomini e c'era una ragione, è ovvia la ragione, no? La funzione delle donne fondamentalmente era quella di essere riproduttrici del corpo cittadino, con più o meno diritti a seconda delle situazioni, a volte senza averne nessuno sui figli, a volte avendolo, ma quella era la loro funzione, per cui per definizione lavoravano gli uomini. Ma guardate, non fino a molto tempo fa, guardate che una distinzione fondamentale, un momento fondamentale in questo campo è molto vicino a noi, risale alla riforma del diritto di famiglia, diritto di famiglia che è del 1975. Io vi dico solo che fino a quella data c'era un articolo del codice che diceva questo. Diceva che la moglie aveva il dovere di seguire il marito ovunque il marito decidesse di stabilire la propria residenza. Come era possibile una regola di questo genere? Beh, era possibile in un mondo in cui le donne non lavoravano. Una donna che lavora non può seguire il marito, no? Prima poteva, lasci buttare ogni altra considerazione. Quindi, oggi, da questo punto di vista, non ci sono più questi limiti, anche se non è che col 75 poi la parità formale è stata raggiunta tutta, perché io vi voglio ricordare altra cosa che non è da poco. Voi pensate a proposito di libertà del lavoro, le donne sono state ammesse in magistratura solamente nel 1963. 60 è stata la legge, ma il 63. E fino a qualche anno prima non potevano essere neanche avvocato. Quindi, allora, oggi sono state superate, ma da poco, tutte queste distinzioni, queste discriminazioni. E però rimane un fatto al quale ho pensato, come tutti, durante proprio la pandemia. Beh, durante la pandemia quali sono le persone che hanno perso il lavoro o hanno dovuto lasciarlo, diciamo per libera scelta, ma in realtà necessità, le donne? Perché? Perché ancora oggi quello che viene chiamato il lavoro di cura spetta ancora alle donne e questo limita ancora, di nuovo, ancora oggi, nel 2000, e c'è poco da fare, il diritto delle donne al lavoro che la Costituzione tutela.